Direi che può iniziare a registrare. 1, 2, 1, 2. Questa per disinfettare per il Covid. Allora, io avevo portato una bomboletta per i microfoni. È questa? No, è piccolina, eccola là. Ah, allora possiamo togliere la mascherina e poi... Volendo, se date la spruzzatina. Ok, allora da là l'Elisabetta. Elisabetta chi è? Ok. No, allora si può, dopo si spruzza. Questo non so cosa sia. Non so se è il loro per gli Oculus. Sì, è il nostro per gli Oculus. È il vostro per gli Oculus. Era la mia latta per capire. Questo a me? Allora togliamo la maschera. No, qua se uno quando lo usa poi spruzza e lo passa. Spruzza sopra. Ma dopo che l'hai usato. Va bene. Quindi io adesso lo spruzzo. Parlo. Lo spruzzo e lo do lui. Questo perché è un secondo gelato che ci serve per la cosa, per dialogare. Oh, così magari non ho spruzzato ogni 2 secondi. Parli tu prima, dopo Yolanda. Dopo Yolanda, prima. Non è che poi io spruzzo. Dai. Iniziamo? Buonasera, benvenuti al Museo del Novecento. Io farò una piccola introduzione di benvenuto e poi lasciamo la parola ai nostri ospiti. Siamo molto contenti questa sera di ospitare questa presentazione che nasce da un sostegno del Museo del Novecento a questo progetto che leggo per non pronunciarlo male, il progetto si chiama ERC An Iconology, History, Theory and Practices of Environmental Images, in breve ANICON, che è questo progetto che è stato ideato e coordinato da Andrea Pinotti, che è professore di estetica presso il Dipartimento Piero Martinetti di Filosofia della Statale di Milano, e appunto un progetto che indaga gli ambienti immersivi, quindi la realtà virtuale a 360 gradi, e le trasformazioni che questo nuovo approccio comporta in termini sia di percezione delle immagini, ma anche di teoria dei media, di teoria in generale, e anche quelle che sono i modelli teorici e l'applicazione anche ad altri ambiti. Quindi appunto il professore ci aveva tempo fa proposto questa partnership, questo anche sostegno istituzionale del museo a questa ricerca, che noi abbiamo ovviamente accettato molto volentieri, sia per, sia per la collaborazione con l'università, in questo caso in particolare con l'università statale, e sia perché è un progetto che ci interessa molto, perché oltre a quanto abbiamo appunto appena accennato e quanto verrà discusso, è anche un progetto che apre degli scenari molto interessanti nell'ambito della museologia del contemporaneo e appunto delle nuove pratiche artistiche, quindi anche nel collezionare questi nuovi media, tema che è anche stato trattato nella rivista che questa sera presentiamo. Quindi appunto il primo appuntamento è questa presentazione che ora vado a delineare. Speriamo poi nel futuro questa partnership tra il progetto ANICON e il museo durerà fino al 2024. Uno degli intenti e intenzione è quella anche di ospitare un workshop per artisti e poi vedremo quali altre iniziative. Questa sera presentiamo, vado a leggere bene, il numero speciale della rivista Piano B, che credo conosciate, 360 gradi, l'immagine ambientale nelle arti visive tra realtà virtuale e realtà e aumentata, appunto un numero speciale della rivista che è curato da Andrea Pinotti, Elisabetta Modena e Sofia Pirandello, che sono appunto il gruppo di ricerca di ANICON. Quindi ora io appunto vi do il benvenuto e passerò la parola a... intanto appunto al professor Andrea Pinotti, a Elisabetta Modena, che è, appunto, professore l'abbiamo già introdotto, Elisabetta che è ricercatrice postdoc presso l'Università Statale, che dialogheranno con
Luca Pozzi e Sara Tirelli, che sono due artisti che oggi ci presentano anche i loro lavori. Il lavoro di Luca Pozzi è stato realizzato e presentato presso Casa degli Artisti, e invece Sara, mi spiegava appunto Elisabetta, e l'ho anche visto già in anteprima, ha realizzato un lavoro site specific per questa sala, che appunto siamo anche molto contenti che ci sia un lavoro quasi realizzato e prodotto ad hoc per questa occasione. Dopo questo dialogo appunto tra gli artisti, in questo caso per questa presentazione della rivista, che in realtà è molto più ampia, però si è voluto appunto i coordinatori del progetto hanno voluto proprio dare molto spazio agli artisti, e appunto alla fine di questa discussione ci sarà una tavola rotonda coordinata da Francesco Tedeschi e Giorgio Zanchetti, che sono appunto docenti di storia dell'arte contemporanea presso l'Università Cattolica di Milano e la Statale, e che sono anche membri del comitato direttivo e scientifico della rivista Piano B. Quindi non ho tolto la mascherina, anche se avrei potuto perché c'è lo spruzzio, quindi voi toglietela. E quindi lascio la parola a Elisabetta, Andrea, e buona serata. Yolanda, grazie di cuore per averci voluto ospitare qui in questa bellissima sala al Museo del Novecento, per aver voluto ospitare questa iniziativa di questo progetto Anaikon. Anaikon è un termine composto che fa riferimento a questa classe, questo tipo di immagini, icons, che an, cioè un po' come l'anestesia che nega il sentire, queste immagini sono indubitabilmente immagini, ma sono immagini che per così dire cercano di negare se stesse come immagini e di presentarsi immediatamente come realtà. Chi ha già provato i caschi o chi li proverà più tardi, caschi di realtà virtuale, sa o saprà, capirà che il primo elemento che colpisce l'utente, l'utilizzatore di questi dispositivi è il fatto che il paesaggio di immagini che ci si presenta davanti agli occhi è un paesaggio che si sviluppa in continuità, senza cuciture, come dicono gli inglesi, seamless. Ovunque io ruoti lo sguardo o il capo, o in certi casi anche se cammino, se il dispositivo lo consente, il paesaggio di immagini continua a svilupparsi in continuità, senza interruzioni, davanti ai miei occhi. Questa è una cosa che è appunto il 360 di cui parlava prima già Yolanda nella sua introduzione, che ci colpisce perché se io faccio un giro in queste sale di questo bellissimo museo posso guardare un quadro di Sironi, ma posso anche decidere di guardare fuori dal quadro, di andare fuori campo, per così dire, fuori immagine. Questa possibilità quando ho un casco non ce l'ho più, e quindi questo bisogna che ci induca a riflettere su quel tipo di percezione, su quel tipo di esperienza che noi facciamo quando siamo dentro nei caschi. I caschi scorniciano l'immagine da un certo punto di vista. Lo scorniciamento è una delle parole chiave che noi stiamo indagando nel nostro progetto, proprio perché è come se l'immagine si rifiutasse, per così dire, di stare dentro nei suoi limiti, nei suoi confini, ed entrasse e venisse a coincidere con tutto il nostro ambiente, tutto il nostro mondo circostante. Anche per questo che parliamo di questi processi di ambientalizzazione dell'immagine. Ed è un ambiente nel quale più che star di fronte, come quando sono di fronte a un quadro o anche di fronte ad uno schermo cinematografico, è un ambiente in cui sto dentro. È il tema dell'immersività, è il tema del sentirsi presenti in un ambiente che ci avvolge. Un ambiente che mi coinvolge così tanto al punto che, questa è un'ulteriore proprietà di questi ambienti, faccio molta fatica a concentrarmi sul medium, sul supporto. Sono completamente assorbito dall'immagine, guardando ciò che l'immagine mi presenta. Faccio molta fatica a fare quella cosa che si può fare, ad esempio, quando sono di fronte ad una tavola a linea dipinta in cui posso concentrarmi, pensiamo a un'icona, sul volto di Cristo piuttosto che di un santo, oppure andare a vedere quelle piccole crepe nel legno che mi indicano che
lì c'è un supporto. Oppure se mi avvicino abbastanza a un dipinto, da dire, e lo sanno molto bene i restauratori che hanno questo tipo di attenzione, andare a vedere non l'immagine che appare sul dipinto, ma la tela e la trama della tela che lo sostiene, che lo supporta, appunto. E invece, quando sono nel casco, questa consapevolezza di avere uno schermo davanti agli occhi sul quale appaiono delle immagini, quegli effetti di profondità, quegli effetti di ambientalizzazione dell'immagine sono così potenti che questa consapevolezza del medium è molto indebolita. Ho nominato lo scorniciamento, la presenza, l'immersività, questa trasparenza del medium. Sono le parole chiave che noi esploriamo in quella parte del progetto che si chiama teoria di queste immagini. Poi c'è una parte che si chiama storia e una parte che si chiama pratiche. La parte storica è una parte che ci interessa molto perché è vero, queste sono tecnologie avanzatissime che se crediamo quello che ci dice Mark Zuckerberg diventeranno nel metaverso l'orizzonte quotidiano del nostro fare, del nostro lavorare, del nostro divertirci, ma non saltano fuori così dal nulla. Sono preparate da una secolare, millenaria, alcuni addirittura dicono fin dalle grotte paleolitiche si è cercato di creare degli ambienti avvolgenti a 360 gradi, ma pensiamo alla pittura illusionistica, pensiamo ai dispositivi come gli stereoscopi, i diorami, i panorami, ancora prima le camere picte del Rinascimento che avvolgevano appunto lo spettatore all'interno del loro ambiente. E fare storia di questi dispositivi, archeologia di questi dispositivi immersivi, significa anche fare storia dell'arte, fare anche storia delle arti visive. Ed è per questo che per noi è fondamentale il rapporto con gli storici dell'arte. E due sono qui con noi questa sera per discutere di questi temi. E poi c'è il terzo asse, che è l'asse pratiche, perché non solo la storia dell'arte ha abbondantemente preparato nel corso dei secoli l'avvento di questi ambienti immersivi, ma oggi gli artisti li usano. Oggi gli artisti usano queste tecnologie e qui abbiamo Sara Tirelli e Luca Pozzi, ma nel pubblico gli amici di Studio Azzurro, che ringrazio molto per essere qui. E naturalmente l'elenco potrebbe allungarsi e molti di questi personaggi sono anche presenti poi come oggetto di questo numero della rivista Piano B che abbiamo curato proprio per dare spazio a questa pratica particolare. Ci sono tante pratiche oggi professionali che usano le tecnologie di realtà virtuale, di realtà aumentata, le si usa per l'educazione immersiva, le si usa per ricostruire in archeologia siti archeologici perduti, le si usa in chirurgia, le si usa in psicoterapia. Ci sono molteplici direzioni di applicazione professionale di queste tecnologie e noi siamo molto interessati come gruppo di ricerca ad avere un feedback da queste categorie professionali che mettono le mani in pasta. Ma per l'estetica è sempre stato così che l'arte ha costituito una pratica particolarmente stimolante. Si è sempre detto che l'oggetto artistico è un oggetto esemplare perché isola e nuclea, identifica e concentra determinate esperienze della sensazione, della percezione, della corporeità, del nostro rapporto al mondo, che nell'arte vengono in una maniera particolare esaltate, identificate, circoscritte e portate all'ennesima potenza. Questa esemplarità dell'arte è oggi per noi particolarmente significativa e rilevante proprio per quegli artisti che queste tecnologie le usano e soprattutto le interrogano criticamente, spingendole ai loro limiti ed evidenziandone criticamente, in un senso che qui, visto che faccio anche il filosofo, vorrei citare Kant: non criticare per dire buttiamole via
per carità, il metaverso distruggerà l'umanità oppure il metaverso risolverà tutti i problemi dell'umanità. Ecco, questi due estremi, entusiasti o fobici rispetto alle nuove tecnologie, credo che debbano essere sostituiti da una riflessione critica. Critica proprio nel senso kantiano di interrogarsi sui limiti e sulle possibilità, sui limiti e sulle potenzialità di queste tecnologie, e penso che una strada maestra per farlo sia proprio farsi dire dagli artisti che cosa ne pensano. Ti passo la parola e ringrazio ancora tanto Yolanda Ratti, tutti gli amici e colleghi che hanno partecipato a questo incontro e voi del pubblico naturalmente. Grazie, io ho questo che ho già spruzzato. Puoi spruzzare? Sì, tu puoi spruzzare lì. Grazie. La rivista, il numero della rivista che abbiamo curato con Andrea e Sofia Pirandello, rileggendo oggi l'indice per appunto preparare questa sera questo intervento, mi rendevo conto di quanto alla fine emergano tante delle questioni, dei temi centrali riguardo al tema della realtà virtuale e della realtà aumentata, il rapporto appunto con l'arte contemporanea, ma in generale con la storia dell'arte. Per cui vorrei raccontarvi velocemente il contenuto della rivista, di cui tra l'altro stiamo vedendo alcune immagini che scorrono, immagini che evidentemente sono delle restituzioni in qualche modo appiattite, c'è un adattamento delle immagini di questo tipo allo schermo, ma che in qualche modo ecco, richiamano molte delle opere realizzate con queste tecnologie che sono raccontate all'interno del numero. I saggi contenuti nella rivista sono 9 e affrontano diverse tematiche relative appunto a queste nuove tecnologie, l'arte, la storia dell'arte. Valentina Bartalesi, Tommaso Casini e Anna Maria Ducci hanno scritto un testo che si chiama La grotta immersiva, multimedialità del paleo storico tra disegno, fotografia, cinema e 3D, a riprova di quello che diceva poco fa Andrea, cioè della relazione che in qualche modo si può instaurare da molti punti di vista con gli ambienti appunto addirittura di epoche così lontane come le grotte paleolitiche e la realtà virtuale, appunto per la loro natura immersiva di ambienti in cui era possibile entrare ed essere avvolti e immersi nelle immagini, ma che poi ha appunto prodotto nella contemporaneità delle riproduzioni in realtà virtuale con le nuove tecnologie. Il saggio di Paola Lagonigro, La realtà virtuale nell'Italia dei primi anni 90, ci ricorda che a dispetto di quello che si dice solitamente, cioè che la prima ondata diciamo, dell'attenzione degli artisti nei confronti di questa tecnologia negli anni 90 è stata soprattutto in ambito internazionale, invece anche in Italia c'è grande interesse e fermento sia dal punto di vista scientifico che artistico in questo periodo nei confronti appunto nel rapporto tra arte e nuove tecnologie. E Cristina Baldacci nel testo Reenacting Ecosystems, Jakob Kudstensen Environmental Storytelling in Virtual and Augmented Reality ci racconta il caso di un'artista contemporanea che lavora con queste tecnologie anche con uno sguardo rivolto ai problemi ambientali, ricostruendo e in qualche modo prefigurando anche dei futuro tramite quindi un uso applicato alla realtà di queste tecnologie. Daniel Borselli e Giorgia Ravaioli nel testo Tracce dal futuro, leggibilità e virtualità in the Anthropocene Project affrontano temi molto simili, analizzando però un caso specifico che è stata una mostra bolognese molto interessante in cui venivano utilizzate queste tecnologie. Maurizio Guerri, Sirius Games, la simmetria delle immagini in Harun Farocchi ci ricorda come in realtà appunto l'approccio a queste tecnologie sia un approccio molteplice che sono portato avanti anche da artisti che molto spesso lavorano a cavallo tra cinema, arte contemporanea e storia dei media in generale. Emilia Angelucci con un saggio su Timur Sikin, tre esperienze spirituali in realtà virtuale, apre un'altra parentesi molto interessante sulla realtà virtuale intesa come attraverso l'esperienza di questo artista, anche passaggio, soglia nei confronti di una dimensione spirituale, tanto che ci sono ricerche contemporanee proprio volte a
valorizzare l'aspetto anche magico insito in queste tecnologie e nell'uso che ne viene fatto. Così come Domenico 40 parla di daydream, esclusione del reale e flusso di coscienza nella realtà virtuale, sottolineando il rapporto tra la realtà virtuale e il sogno, che è un altro tema ricorrente nelle pratiche e nella ricerca. Davide da Pieve, in Niente paura di sovraffollamenti, pratiche espositive, fruizioni e socialità in VR, e Anna Calise, in Mixed Reality, frontiera dell'educazione museale, affrontano invece appunto il tema del rapporto di queste tecnologie con il museo, con la museologia, con la possibilità di creare mostre online, virtuali, quindi di utilizzarle anche a fini espositivi, e evidentemente nasce qua anche un problema che so che Yolanda tiene molto, che è anche il tema della conservazione, della fruizione di queste opere a livello espositivo e museale. La rivista poi ha una serie, una parte dedicata appunto ai materiali, dove noi abbiamo raccolto una serie di interviste che abbiamo fatto io e Sofia Pirandello ad artisti, in particolare a Morescina Laiari, Marzia Migliora, Luca Pozzi e Sara Tirelli, che sono qui con noi, ed Emilio Vavarella e Tammy Cotiel, chiedendo loro di raccontarci le loro esperienze. Le immagini che state vedendo sono appunto immagini legate alle opere che questi artisti hanno realizzato con queste tecnologie. E seguono poi due interviste a Jack McConchy, che è Time Based Media Conservator alla Tate Modern, che sta sviluppando un progetto proprio dedicato alle modalità di conservazione dell'opera d'arte in realtà virtuale aumentata, e Allegra Sciorto, che invece è Art Director della Galleria Cora Contemporary di Copenaghen, che ha parlato dal punto di vista anche del mercato di queste opere, che non è un aspetto secondario neanche per chi se ne occupa dal punto di vista scientifico, se le vogliamo contestualizzare all'interno appunto di un discorso più allargato alla possibilità della loro fruizione. Con noi oggi ci sono appunto due artisti, perché come diceva Andrea, uno degli assi del progetto Anaicon è legato anche alle pratiche, e Anaicon ha prodotto e realizzato due opere in realtà virtuale con due artisti, con Luca Pozzi, che è qua con noi, che ci racconterà adesso appunto della sua opera, e con Emilio Vavarella, che invece è a Boston perché lui studia e lavora ad Harvard, sta facendo un dottorato là, e ha esposto proprio qualche settimana fa a Casa degli Artisti la sua opera in realtà virtuale, Lazy Sunday, e non so se riusciamo a vedere il breve video che ci ha mandato, che abbiamo fatto con Emilio, per raccontare appunto il suo progetto. Forse sì. Eccolo qua. Non si sente l'audio, però ve lo racconto velocemente. Io parlo sopra a quest'opera che fondamentalmente ha previsto la registrazione, la videoregistrazione con una telecamera a 360 GoPro dell'artista di 12 ore di una sua giornata, una domenica estiva, a cui appunto è intitolata l'opera stessa, che si chiama Lazy Sunday. E il visitatore, indossando un casco per la realtà virtuale, aveva la possibilità in qualche modo di sovrapporre il suo sguardo a quello di Emilio, praticamente assumendo il suo punto di vista, e però in qualche modo anche il suo corpo, per cui veniva innestata la sua visione sopra quella del corpo di Emilio, e aveva la possibilità quindi di vivere alcuni dei momenti di questa giornata che Emilio ha trascorso con amici, nei paraggi appunto nei dintorni di casa. Qui vedete l'installazione che accompagnava l'opera, che Emilio ha voluto presentare in un'unica occasione, per cui ha gestito, diciamo, la presentazione di quest'opera come una sorta di performance, per cui chi l'ha vista quel giorno ha avuto l'occasione appunto di prendere parte a questa performance, come una qualsiasi altra performance che si svolge in un unico momento, e non vuole più, diciamo, riproporre l'opera stessa, di cui quindi rimane solamente questa documentazione video e alcune immagini che presentano appunto questi caschi indossabili, e grazie ai quali si assumeva in qualche modo il punto di vista dell'artista, con tutti i limiti che questa esperienza evidentemente aveva, perché una
piena identificazione con l'artista non c'era, anche se era il suo punto di vista, anche se era il suo sguardo, anche se in qualche modo ci sentivamo nel suo corpo e anche se era una domenica quella in cui le persone hanno fruito dell'opera. Luca Pozzi invece ha realizzato a Casa degli Artisti un progetto molto denso, abbiamo lavorato tantissimo insieme, vorrei che ne parlasse lui, lo raccontasse. Il progetto si chiamava Rosetta, si chiama Rosetta Mission 2020, aveva due versioni, una versione Unity che era possibile esperire solo a Casa degli Artisti indossando il casco e che era composta anche di un'installazione site specific che in qualche modo accompagnava il visitatore a questa esperienza, ma vive ancora online tramite un sito che è un social VR, Mozilla Hubs, che poi vi invitiamo a provare se avete voglia alla fine di questa conversazione. Ma chiedo a Luca di raccontarci un po' di questa esperienza. Uso il tuo spruzzo, non spruzziamo. Spruzziamo. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, essere in questa sala a parlare di questo lavoro, di questa esperienza, già acquista un metavalore, non da poco, quindi è bellissimo poterlo fare in questo contesto, con appunto l'installazione di Fontana da una parte e tutta una storia che ci ha preceduti e che ha avuto degli impulsi decisivi nell'arte cinetica, nell'arte programmata, in tutta quell'arte che cercava di aggiungere aleatorietà e variabilità all'interno dei processi nella maniera più ampia possibile, oltrepassando quella che è la fenomenologia diciamo della natura a cui siamo abituati, una fenomenologia altra, ecco. Io ho lavorato a questo progetto che si chiama Rosetta Mission 2020 e vuole rispondere a una domanda apparentemente semplice, che è sostanzialmente: qual è la stele di Rosetta contemporanea? Cioè qual è il corrispettivo contemporaneo di quello che è stata la stele di Rosetta come reperto archeologico per le civiltà che ci hanno preceduto? È un corrispettivo che potrebbe permettere un qualcosa di diverso rispetto a quello che ha fatto il reperto archeologico, cioè unire linguaggi di civiltà che inizialmente non potevano comprendersi e che grazie a questo comunque artefatto ha creato dei ponti, dei veri e propri ponti di comprensibilità e quindi di esperienza aumentata, perché poter comprendere la legge dell'altro ti porta ad apprezzarne il punto di vista, la realtà, il mondo, e quindi il tuo mondo si arricchisce, si moltiplica, si fiorisce, no? La mia risposta è stata un po' diagonale, un po' è stato un trick, un po' è stato un lavoro basato sulla simbologia. Ed è stato questo. Io ero a conoscenza del fatto che l'ESA tra il 2004 e il 2016 aveva fatto questa missione spaziale che si chiamava appunto la Rosetta Mission ed era uno sforzo europeo, il primo nella storia, affinché si potesse raggiungere una cometa in movimento e si potesse approdare su questa cometa con una sonda che appunto si chiamava Rosetta. Ho fantasticato sulla possibilità che questa sonda si chiamasse così perché creava già di per sé un ponte tra linguaggi. Era una sonda che, atterrando su questa cometa, poteva analizzare la stratigrafia del suolo, capire se c'erano delle particelle d'acqua e quindi l'origine della vita, e quindi un discorso sull'identità non soltanto europea, diciamo, sull'identità della vita nel sistema solare. Ecco, io sono partito da questo, ho fatto un'associazione banale, pietra-pietra. Una viaggia nello spazio, fa delle traiettorie piuttosto complesse che non per forza ci influenzano, l'altra ci ha già influenzata nel passato, quindi ho arrotolato il tempo in uno strano modo, ho avvicinato due cose lontane e ho pensato che quella cometa, che in realtà si chiama 67P e due nomi russi che non riuscirò mai a pronunciare, fosse la mia stella di Rosetta contemporanea. Allora cosa ho fatto? L'ho riprodotta in 3D, partendo dalle stratigrafie originali dell'ESA. L'ho riprodotta in scala 1 a 1, quindi 2 km di diametro,
L'ho moltiplicata su due piattaforme, consapevole del fatto che oggi viaggiare sulle piattaforme vuol dire viaggiare sull'esperienza, quindi ci sono piattaforme che permettono delle cose e ne escludono altre, e quindi l'unico modo per avere un'esperienza aumentata non è quella di intestardirsi nel per forza restare nella propria piccola piattaforma, ma nel saltare tra una piattaforma all'altra. Mi piace sempre dire come farebbe un elettrone sulle orbite di un atomo. E in questo caso l'ho moltiplicata in una versione Unity ad alta definizione, che permette un'immersività con una fisica delle particelle estremamente sofisticata e comunque implementabile, modificabile nel tempo, e una versione su Mozilla Apps in low poly, molto più leggera, molto più esteticamente, se vogliamo, meno immersiva, ma comunque in VR esperibile da moltissimi utenti contemporaneamente, cosa che invece l'aspetto su Unity in questo momento non lo permetteva. La cosa fondamentale da dire è che questa cometa non rimane una cometa nuda e cruda, ma è stata incisa, tra virgolette, di linguaggi che non sono i linguaggi delle civiltà antiche, ma sono i linguaggi delle discipline che più mi interessano da una parte e che più costituiscono quelle specie di torri d'avorio della specializzazione che stanno modellando la nostra contemporaneità, senza però creare una vera comprensione per le persone, no? Quindi in questo caso appunto la fisica teorica più speculativa, che è la gravità quantistica, la loop quantum gravity. Ho invitato Carlo Rovelli a propormi un suo contenuto, abbiamo lavorato su una delle sue ultimissime ricerche, che è stata anche poco pubblicata, che si chiama Amplitude, che rappresenta un diagramma di transizione tra un buco bianco e un buco nero. Già chi non ha sentito parlare di buchi bianchi è una novità, ma è una novità concreta, e quindi rappresenta sostanzialmente quello che succede in regioni di energia estremamente alte, a noi impossibili da esperire in prima persona con la nostra configurazione, diciamo. E poi ho invitato Michelangelo Pistoletto, che ha realizzato uno dei primi, penso il primo terzo paradiso totalmente digitale, che è diventato un canyon che solca, ecco qui, la parte ovest della cometa. Ho invitato Garrett Lisi, che è un fisico anche lui teorico, li vedete questo mandala fluttuare sulle sue superfici. È anche in questo caso una riduzione di complessità estrema, quindi mi perdonerà Garrett Lisi, ma in soldoni è un diagramma che riesce a rappresentare geometricamente tutto il modello standard delle particelle e oltre, includendo anche quelle particelle che non sono ancora state scoperte, oltre al bosone di Higgs, che è stato scoperto di recente, tutta un'altra gamma di bosoni che dovrebbero bilanciare quei vuoti di geometria e di simmetria che invece si aspetta esistano, e il gravitone, che invece è le particelle di gravità. Quello che ho fatto è sostanzialmente, nella versione Mozilla Apps, dare la possibilità all'utente di diventare una di queste piccole iconcine, quindi ho dato la possibilità in un certo senso di abbandonare la propria fisicità di persone e di interagire come se fossero delle particelle, attraversando gli oggetti, parlando con il loro linguaggio, ma assumendo quella che è una realtà grafica che ha dei valori matematici comprovati per certi aspetti. Il diagramma di Garrett Lisi ha 24 dimensioni, non c'è nessuna realtà aumentata o VR che può visualizzare neanche 24 dimensioni, però è interessante che comunque sia approdata in un'altra dimensione. Ecco. Poi c'è Alan Kohn, che invece è un pioniere della geometria non commutativa. Al centro della cometa, e solo nel punto zero di rotazione della cometa, si sente il suono generato da un algoritmo scritto dal matematico stesso, che rappresenta i numeri primi dal 7 al 67, quindi una matrice audio che però rappresenta un'impronta di quella che è la matematica delle strutture naturali su più livelli. Anche qui abbiamo i numeri primi, li troviamo nel nostro corpo, la sezione aurea la troviamo nella dinamica delle eliche, Leonardo già le aveva studiate, eccetera, eccetera. Ancora una volta
ho cercato, diciamo, di mettere insieme questi spunti che sono totalmente aperti, sono tutte ricerche estremamente di frontiera che trasformano il modo di concepire il mondo, e ho cercato di metterli insieme affinché si compensassero e affinché a livello subliminale potessero veramente influenzare l'esperienza del visitatore in un modo appunto sia subliminale che diretto, e la Cometa ora si presta a essere uno spazio per fare mostre, uno spazio per fare concerti, uno spazio per fare conferenze. È stata usata da me e da Andrea durante il Festival della Filosofia di Modena, che tra l'altro era sulla libertà e degrees of freedom, eccetera. E invece la versione Unity, che offro soltanto in situazioni site specific, è un ambiente meditativo, quindi in solitaria, un ambiente contemplativo che cerca di riconnettere lo spirito col corpo. Non so come fare tutte le volte. Allora, volevo dire questo per riallacciare il racconto che hai fatto con il lavoro di Sara Tirelli. Ovviamente si è capito che la tua ricerca è una ricerca chiaramente innestata sul rapporto tra arte e scienza, che evidentemente ha una storia che conosciamo bene e molto ricca. Tu parlavi adesso di quest'idea di abbandonare in qualche modo il proprio corpo e prendere le forme di un avatar, e quindi di trovare un'altra forma di fisicità. E noi sappiamo però, e l'abbiamo sperimentato sul campo, che ecco, il rapporto tra queste opere d'arte e lo spettatore, il fruitore, è determinante, è anche molto fisico, no? Tante volte. Abbiamo sperimentato la difficoltà, per esempio, delle persone di orientarsi nello spazio, e le persone pongono domande quasi esistenziali: dove sono, chi sono, come mi devo muovere, dove devo andare, perché ci si ritrova in una dimensione virtuale completamente diversa da quella che sperimentiamo quotidianamente. E Sara ha lavorato molto su questi temi, anche lei nasce, ovviamente la sua specializzazione è quella di filmmaker, ma ha una dimensione performativa molto forte nella sua ricerca contemporanea, che ha portato avanti in alcune opere realizzate in realtà virtuali, che indagano proprio questo rapporto, cioè il rapporto il rapporto tra il corpo e queste opere. E le chiedevo di raccontarci un po' queste esperienze. Certo, buonasera a tutti. Allora, come ha detto Elisabetta, sì, io sono una filmmaker e la mia ricerca insomma ruota lungo il confine tra arte, cinema e nuove tecnologie. E mi ha sempre interessato l'esperienza, come dire, cinematografica da un punto di vista dei processi percettivi e cognitivi. Quindi non è un caso anche che quasi 10 anni fa avevo realizzato un lavoro in anaglifico, quindi in stereoscopia, e, in cui grazie all'uso dell'audio binaurale in realtà la presenza dell'attrice continuava e fuoriusciva dallo schermo. Per me, quindi, nel momento in cui la tecnologia VR è arrivata, insomma, ed è possibile lavorarci, ho continuato ad approfondire come la nostra percezione legge e reagisce alla cosiddetta realtà. E la VR porta decisamente, come dire, la questione di che cos'è la realtà quasi all'estremo. Quindi il lato performativo di cui tu parli è sicuramente come dire, proviene dal mio interesse di capire qual è appunto questa differenza, questa opposizione tra lo spazio fisico e lo spazio reale. Quindi il primo lavoro, io ho avuto la possibilità, grazie a una borsa di studio, una residenza che ho avuto a Gothenburg nel 2017, di avere quasi un anno a disposizione per insomma, ricercare e creare un'opera che si chiama Medusa. E, però appunto prima di quest'opera, che ho girato nel 2018, ho fatto il mio primo lavoro, che non a caso si chiama Notes on Medusa, penso che sia questo il lavoro a cui Elisabetta si riferisce, in cui ho ripreso me stessa in uno spazio e nel momento della performance, quindi questo lavoro è stato installato nello stesso luogo dove è stato girato,
con la mia presenza fisica ho creato una sorta di partitura di performance con la mia posizione in opposizione alla me virtuale. Lo scopo di questo studio era appunto capire se l'utente reagiva più alla me virtuale oppure alla me fisica. Essendo anche poi in Svezia, dove diciamo sono un po' più sensibili alla prossimità ecco, fisica, devo dire che il risultato di questo esperimento è stato che l'utente era totalmente, gli sensi erano totalmente ciechi rispetto a ciò che lo circondava ed era totalmente assorbito dall'esperienza virtuale. Medusa è un lavoro molto complesso, però circa questa cosa basti pensare che anche in questo caso ho installato il lavoro, ho girato questo lavoro in un museo e poi in questo museo l'opera è stata installata, quindi anche in questo caso ho creato un cortocircuito tra lo spazio reale e virtuale. E il lavoro che presento qui è uno studio, per chi ha voglia di vederlo dopo. Sono molto anche felice, come dire, quasi curiosa di vedere le vostre reazioni e continua questo, questa ricerca per, secondo me, poi in realtà questa è la cosa che ho capito, non c'è una grande opposizione, anzi c'è una complementarietà tra lo spazio virtuale e lo spazio reale e il nostro corpo, infatti come diceva Pinotti, il corpo, l'embodiment, la nostra presenza che è la peculiarità di, questo, di questa immersione. Quindi venendo insomma dal 360 nell'ultimo anno ho lavorato molto per capire come arrivare all'interattività, quindi fuoriuscire dal punto di vista che bene o male poi è sempre fisso nel 360 e capire qual è la traslazione del nostro corpo nel virtuale. Quindi il lavoro che presento qui si chiama Cilia, Cilia in inglese ciglia, il nome biologico delle ciglia che ricoprono la maggior parte delle nostre cellule, la cui funzione è quella di captare gli stimoli esterni. Allo stesso tempo il lavoro suggerisce un poco questa interrelazione tra il nostro sistema biologico, neurale e come dire, l'ecosfera digitale nella quale siamo immersi. E Cilia, appunto, più che un lavoro finito, per me è uno studio, è un lavoro site specific, quindi in realtà sono venuta qui l'altra settimana, ho mappato questa sala, però quello che vedrete non è una restituzione realistica dello spazio, anzi è quasi una versione introspettiva. Con Cilia intendo come dire, mettere in discussione il fatto che noi percepiamo ciò che ci circonda come sempre qualcosa di esterno, mentre in realtà sono i nostri sensi a dettare il senso di realtà. Vado avanti. Grazie, grazie Sara, grazie Luca. Lascio subito la parola a Francesco e a Giorgio per avviare la nostra discussione. Passo loro il testimone raccogliendo uno spunto che mette insieme quanto diceva Luca e quanto dicevi tu adesso. Luca ha scelto di realizzare la sua rosetta 1 a 1. Uno dice, ma perché 1 a 1? Cioè, è un ambiente virtuale, poteva anche essere 1 centimetro per 1 centimetro, invece che tutti quei chilometri di rosetta, e c'è da camminare sulla rosetta. Ma come? E tu dicevi, il tema del tuo corpo quando si trasferisce però in un ambiente virtuale, che anche se fa una mappatura 1 a 1, come la famosa mappa di Borges, che dei cartografi di Borges, che erano così precisi, che hanno disegnato una mappa che coincideva con l'impero, no? Per non lasciare fuori niente. E quindi che non era una mappa, che non era una rappresentazione, ma era una duplicazione del mondo, della realtà. Però una volta che sei lì dentro, col tuo avatar, ti sposti con dei meccanismi che sono completamente diversi e lo spazio e il tempo si trasformano. E il tempo che uno passa nel casco è un tempo diverso e il modo in cui ti muovi nello spazio, anche se il casco ti consente i 6 gradi di libertà, la traslazione, la rotazione, comunque devi imparare anche a muoverti in quello spazio, innanzitutto perché
come hai appena ricordato tu, sei cieco al mondo, no? Vedi un mucchio di cose nuove, però se fai così la tua mano non la vedi, i tuoi piedi non li vedi. Hai questa strana combinazione di presenza nel mondo virtuale e di progressiva assenza o distanziazione da te stesso, no? E diventi un altro corpo alla lettera, con questi meccanismi di embodiment, per cui l'avatar non è solo il tuo rappresentante, il tuo segno digitale dentro nel mondo virtuale, un ingresso quindi, ma c'è anche un meccanismo di feedback, di ritorno. Il tuo stesso corpo viene trasformato da questo tipo di esperienza. Francesco? Giorgio? Francesco? Spruzziamo. Comunque mi viene anche da dire che c'è una differenza a volte tra l'embodiment, in cui l'utente si vede un corpo, mentre alcune esperienze il corpo sparisce. Bene, dunque, sì... Tavola rotonda, conversazione, quindi dovremmo proseguire all'interno di questi percorsi che ci sono suggeriti. Faccio prima un brevissimo accenno nel dire che, volendo richiamare la ragione per cui siamo qui, la pubblicazione di questo numero di Piano B, lo trovo molto importante, molto ricco di spunti e di approfondimenti, un numero, diciamo, in cui gli argomenti sono affrontati con serietà e con un grado di approfondimento che diciamo permette di dare, come c'è bisogno sempre, un'ulteriore valorizzazione a ricerche che sono serissime, profonde, complesse, come abbiamo sentito anche ora da Luca e Sara, cioè di questi loro interventi e così di tanti altri singoli, e che in qualche modo entrano in un sistema, in un mondo che ha bisogno di essere parte dello stesso mondo in cui viviamo, no? Rischia di essere comunque settorializzato. Adesso questa cosa la dico proprio pensandoci per l'ambito di cui mi occupo, da storico dell'arte. Tu hai detto che abbiamo bisogno di confrontarci, da studioso di cultura visuale, di posizioni di riflessione anche filosofica, con l'ambito storico-artistico. E in questo senso mi viene da dire, dato che siamo qui evidentemente perché qui c'è un elemento dominante che però è parte di una creazione di spazio e di ambiente, a parlare di un numero di una rivista che tratta non tanto e non solo di realtà virtuale, ma della creazione, della riflessione sugli ambienti nell'ambito della realtà virtuale. Allora, due cose che mi vengono da considerare in termini lati, poi magari torneremo dopo su altre cose. Questo rapporto tra il mondo della storia dell'arte e dell'arte che ha prodotto un fascino per la tecnologia e ha prodotto un'attenzione per lo spazio ambiente, da Fontana agli ambienti, ai lavori video, circuito chiuso, eccetera, negli anni 70, all'inizio di elaborazioni di forme tecnologiche con computer e altro negli anni 80, a realtà virtuale nella sua prima ondata negli anni 90 e altre cose, ambienti sensibili piuttosto che realtà virtuale, che realtà aumentata oggi, ecco, rischia di essere vista come un mondo separato, mentre fa parte tout court della storia dell'arte, come quell'arte che non sembra interessarsi di questo, ma che in qualche modo ne è toccata. È banale dirlo, ma i pittori e gli scultori degli anni 60 e 70 in qualche modo erano anche indirettamente influenzati dalla maniera di un Fontana e di altri artisti ambientali americani. E chi oggi fa pittura, come si usa dire,
in qualche modo tiene conto delle tecnologie. Devo dire, per quanto mi riguarda, mi sono trovato in diversi momenti della mia attività a avvicinare queste forme tecnologiche. Tenni qualche anno fa proprio un corso che andava da Fontana agli ambienti virtuali, quindi in cui cercavo di fare un po' questo percorso. Mi sono avvicinato allora per un po' a indagini dell'arte in internet, per esempio, di cui qualcuno è diventato anche abbastanza esperto. L'arte in internet che ti prende nel momento in cui vai a cercarla, poi nell'arco di qualche anno rischi di dimenticare chi ha operato, chi ha fatto questi lavori, perché c'è il problema di conservare, di far rimanere le cose in una circuitazione che sia quella del mondo dell'arte, dei musei, della comunicazione artistica, al di là delle singole manifestazioni, esposizioni temporanee in cui c'è il successo, l'interesse per la questione. Ecco, questo è un tema, secondo me, che è parte proprio della riflessione attorno al valore, alla dimensione estetica e al valore proprio delle cose. Penso a quando, chiacchierando negli anni 90 diverse volte con Paolo Rosa attorno a questi temi, da parte sua e da parte, direi, di Studio Azzurro, c'era sempre questa attenzione a distinguere la tecnologia come fascino, come materia, come ambiente, come spazio, e la creazione di opere che non si basa solo sulla tecnologia, deve avere quella dimensione poetica, quella dimensione critica, altrimenti le cose non si fondano solo sull'effetto. Ecco, c'è il rischio dell'effetto. Dall'altra parte, la dimensione tecnologica in quanto tale produce una percezione e una dimensione estetica, quasi in senso marcusiano, che sembra sostituire quelle che sono le azioni compiute dagli artisti. È un intreccio complesso quello che ci pongono delle forme di tecnologia in quanto tale, di tecnologia come quella di fronte alla quale ci troviamo. Penso a uno dei maggiori flop di questi anni, che sono stati, credo, almeno i Google Glass, no? Che sembravano aprire una dimensione da... però appunto usati in senso estetico critico da qualcuno, avrebbero potuto o potrebbero dare degli esiti magari di una mediazione diversa rispetto al casco. Però insomma, ecco, le due cose che volevo dire come apertura di una conversazione sono appunto come la storia dell'arte e queste evoluzioni di una storia di operazioni artistiche, che però rischiano di rimanere un po' a sé, si riescano a integrare, e se questa tecnologia sia sufficiente per dare una denominazione, una qualificazione di un valore artistico, estetico, anche in sé alla tecnologia. Spulsi tu quello. Sì, Francesco, hai toccato un tasto, un nervo scoperto, perché anche nelle riflessioni che conduciamo nel nostro gruppo spesso ci domandiamo che cosa sia lo specifico e il plus valore della virtualità. Innanzitutto partire dal fatto che anche nel linguaggio ordinario si fa una gran confusione: il digitale, il virtuale, c'è chi parla di riunioni virtuali e che non hanno però a che fare con il virtuale in senso stretto come lo intendiamo noi e come lo potete apprezzare poi in queste opere. Ma abbiamo anche spesso la sensazione che non sia sufficiente certo dire 360, no? Cioè che non sia solo il fatto che tu puoi girare la testa tutto intorno e vedere un'immagine per dire è un'opera d'arte in realtà virtuale, no? Allora questa insufficienza dell'elemento tecnologico, necessaria ma di per sé insufficiente se poi non è integrata da un altro tipo di ricerca, da un altro tipo di poetica anche, no? Che forse è un orizzonte ancora tutto da inventare. Prego, professor Zanchetti. Sì, sono
problemi amplissimi e sono forse una come dire, delle parti più interessanti, più divertenti. Comincio poi per cercare di arrivarci, di accostarmici, a dire come pur nella volontà chiara di scegliere per questo numero di piano B dei casi di studio, diciamo, dei casi esemplari, mi sembra di aver capito, adesso diciamo che lo sto leggendo perché è uscito da pochi giorni, tutto sommato. Scusa, ti interrompo, ma bisogna dire, ricordare che Piano B è una rivista in open access, quindi è liberamente accessibile, andando sul sito si possono scaricare liberamente tutti i PDF che lo compongono. Conviene cercare Piano B rivista, perché sennò vengono fuori tutti gli altri piani B del mondo. Esatto. Che non sono pochi, magari uno trova soluzioni importanti per tante altre cose, ma non trova questo, e dove c'è l'ultimo fascicolo c'è questo, che è un fascicolo peraltro molto denso, devo dire anche parecchio più denso e più corposo della media dei fascicoli di queste riviste online che si fanno di solito, perché l'argomento era a 360 gradi anche dal punto di vista di una definizione di campo di indagine. Come dicevo, mi sembra di capire che si è cercato di porre, poi sviluppando attraverso dei casi di studio, però una serie di problemi fondamentali, no? Il primo saggio, quello che riporta, come dire, un'origine paleostorica, il desiderio di interrogarsi sul significato poi anche delle mediazioni in senso proprio digitali, di, ad esempio dei graffiti e delle pitture rupestri, è particolarmente importante anche in merito forse a quello che stava accennando Andrea adesso, perché partendo da quel saggio si capisce bene quanto il concetto di virtuale sia qualcosa di nettamente distinto, no? In fondo anche la città ideale di Urbino è un'immagine virtuale, nel senso che è un'immagine realizzata attraverso una codificazione, una norma di tipo ottico-geometrica che restituisce attraverso la mimesi su un simulacro di una non di una realtà peraltro, ma di un'utopia, quindi di una realtà immaginata. Non so se la prospettiva geometrica albertiana possa in qualche modo entrare nella pertinenza del digitale, invece, che vuol dire qualcos'altro, ma sicuramente nella pertinenza della geometria e della costruzione matematica anche delle forme può senz'altro entrare. In fondo qualsiasi rappresentazione visiva è di per sé, per il fatto stesso di essere una rappresentazione virtuale, quindi l'interesse forte per queste tecniche innovative, che sono le tecniche elettroniche, la realtà virtuale a 360 gradi, non codificata nello schermo o nell'immagine fotografica, no? Che è a sua volta in qualche modo una virtualità, sono quindi il centro dell'indagine. E un aspetto tra l'altro molto importante che emerge da diversi saggi è anche proprio quello di quella che io continuo a immaginare possa essere in qualche modo una frontiera ulteriore, ma ancora su cui lavorare, che è quello della realtà aumentata, cioè di quel luogo che poi forse è l'approdo a cui tutti noi aspiriamo, in cui la realtà reale, non so come chiamarla, dovremmo inventare un nome, magari l'abbiamo già inventato, non lo so, però la realtà reale e quella virtuale trovano un punto di contatto, si mescolano. Mi ha colpito molto l'esempio che faceva all'inizio di questa chiacchierata Andrea, dicendo, no, che tutto sommato la visita in un museo mi dà la libertà di guardare un punto vuoto, mentre all'interno della realtà ricostruita in un panorama, non so come chiamarlo, insomma in un mondo di realtà virtuale,
tutto ciò che vedo è oggetto di una costruzione umana e quindi di una rappresentazione. In realtà, facendo un passo indietro, quando siamo in un museo come questo, quando noi spostiamo gli occhi fuori dal quadro, vediamo l'ordinamento dello spazio che Rota ha voluto creare per l'ambientazione di questi quadri. Quindi siamo all'interno di una connotazione, di una costruzione visiva che è architettonica, quindi ambientale, forse, e il paesaggio addirittura forse è il primo ambiente che l'uomo connota, ecco, come connota l'ambiente chiuso della grotta paleostorica, così appena esce, appena comincia a tagliare un albero o a piantare una spiga, connota il paesaggio. Ci sono infatti, però insomma vi esorto poi a leggere con calma anche queste conversazioni con gli artisti che ho trovato molto interessanti, alcune operazioni artistiche che hanno lavorato sistematicamente sugli interstizi, addirittura andando a cercare in una riproduzione digitale di un ambiente reale quegli spazi che nelle riproduzioni di tipo commerciale, in realtà virtuale, degli ambienti rimangono dei punti grigi, dei punti vuoti, no? Chiunque abbia un minimo di esperienza, non so, di anche semplicemente di giochi elettronici sul computer o la PlayStation, arrivi sempre al punto in cui per motivi di economia chi ha costruito il gioco ti deve indirizzare ad andare in una certa direzione, andare avanti, anche quando si parla di mondi liberamente percorribili, cammini e arrivi a un punto in cui c'è una cosa grigia dove non riesci ad andare avanti, cioè c'è un luogo che non si è pensato che qualcuno potesse andare a finirci e quindi non si è definito, non si è fatto. Ecco, è curioso, ma è ovvio per molti versi che sono gli artisti, non coloro i quali creano mondi virtuali per delle finalità professionali diverse che possono essere infinite, no? Pensate lo studio dell'endoscopia o dell'anatomia non invasiva o anche semplicemente, no, i sistemi di pilotaggio e cose di questo genere, quanto vantaggio hanno tratto purtroppo nel bene e nel male da queste cose. E quindi facendo questa riflessione mi veniva in mente che, appunto, come diceva subito anche Francesco, siamo qui non a caso in questo spazio, siamo qui perché qui c'è un retaggio, io direi, che è quello che possiamo rincorrere addirittura fino alla notte dei tempi o fino a 50 anni fa, 100 anni fa, a seconda dei nostri interessi. Ricordo che in una delle prime occasioni in cui mi sono trovato a occuparmi sistematicamente di Fontana, occupandomi proprio dei suoi ambienti, avevo messo al centro della riflessione che facevo sugli ambienti di Fontana il fatto che lui utilizzasse un materiale che in realtà è il materiale primario di ogni forma di espressione visiva, ma che strutturalmente non era stato sistematicamente, diciamo, segnalato come materiale a disposizione dell'artista nella nostra tradizione artistica occidentale, che è la luce. Cioè l'unico o il principale materiale, è vero, c'è il gas neon, ci sono gli elettrodi e c'è il vetro, ma il materiale principale di quest'opera non è probabilmente la curvatura del vetro, per quanto sia importante, ma è la luce che l'opera emana, e quindi è una delle prime opere d'arte squisitamente immateriali, anche per la sua cronologia. Ecco, probabilmente la frontiera di queste ricerche di realtà virtuale aumentata, digitale, bisognerebbe poi ogni volta dire tutti gli aggettivi giusti in sequenza come in una specie di nomenclatura da catalogo, è proprio questo, cioè di offrire una possibilità effettivamente innovativa
allo sviluppo di una forma espressiva che esiste già, che è quella dell'arte ambientale, che però è stata, diciamo, per molti decenni vincolata da limiti materiali talvolta molto forti, no? Tant'è vero che gli artisti progressivamente sono scappati fuori dal museo, sono andati nel deserto a fare le loro opere, perché lo spazio chiuso del deserto non gli bastava più. Opere che spesso erano molto più costose, anche delle più costose opere di realtà aumentata di oggi. E la realtà virtuale o aumentata a 360 gradi ci permette, in qualche modo, e qua chiudo questo primo giro di riflessioni, di ritornare a un'idea che io ho sempre avuto, ma insomma non è mia, lo diceva Alan Capro all'inizio della sua teoria sull'assemblage e sull'happening, che in fondo le opere d'arte, lui le chiamava environment, ecco, ma sono quelle che poi noi abbiamo chiamato installazioni o opere d'arte ambientali, sono sculture, cioè sono nel campo dell'arte plastica, sono nel campo della scultura, perché uniscono insieme questo aspetto fondamentale di una materialità fisica, ovviamente diceva lui perché parlava di ambienti fisici, di una presenza costitutiva, psicologica, che è quello dello spettatore che ci entra dentro, al contrario dell'architettura, l'ambiente, l'arte ambientale, finché uno spettatore non ci entra dentro, cioè finché non c'è un cervello dentro che la percepisce, non esiste. Quest'opera, quando si spegne o quando la stanza è vuota, non esiste più, mentre l'architettura di Palladio esiste ed è immaginabile anche quando è vuota, ma l'installazione, l'environment, e io credo, da quanto dicevate voi poco fa, anche queste opere di realtà virtuale, si tratterà di perfezionare le tecnologie, di fonderle meglio con la presenza del proprio corpo fisico, in quanto scultura hanno questa presenza che potremmo chiamare tattile o insomma in un senso più proprio di percezione della propria corporeità in una dinamica, no? Il senso dell'equilibrio, il senso dell'orientamento, che un po' si perde quando si hanno questi caschi, ma si percepisce che si perde. E il suono binaurale, che è, sono le nostre orecchie, sono l'organo dell'equilibrio, quindi sentire un suono che si sposta da una parte all'altra, da un orecchio all'altro, ci dà subito un'avvertenza del nostro essere presenti. È un po', in una forma completamente diversa e sviluppata, quel senso della scultura che una critica molto importante che ha lavorato per tanti anni a Milano, Iole De Sanna, aveva chiamato il senso aptico. Lei lo intendeva proprio come senso della tattilità della scultura, ma in un'epoca di sensazione estetica espansa possiamo pensare a una apticità del digitale, un senso aptico virtuale o digitale, forse, che è forse lo specifico di questo tipo di operazioni. Grazie Giorgio. Tra l'altro non dimentichiamoci che digitale è digitus del dito, poi non è solo il digit della 01 del codice binario, ma in fondo allo sviluppo già esistente, ma che promette di diventare sempre più sofisticato, delle tecnologie di realtà virtuale, punta ad un'integrazione multisensoriale, no? Il guanto di realtà digitale, addirittura delle tute intere, caschi olfattivi, e l'idea è quella di andare in direzione proprio... Ricordiamo il destino delle opere cinematografiche che sono andate l'odorama, in questa direzione, ricordiamolo sempre. Ma raccolgo rapidamente altri due spunti tuoi e li rilancio. Uno, quando hai detto realtà virtuale, sì, ma anche realtà aumentata, e in quel caso vediamo il doppio movimento e il doppio volto di queste tecnologie, immersivo virtuale da un lato e potremmo chiamarlo emersivo della realtà aumentata, che ti fa, come dire, un pop-up di elementi digitali in un mondo reale che tu continui a percepire, no? Come una sovrapposizione del digitale nel reale. E lì credo che sia un doppio movimento
in qualche modo l'uno integra l'altro, è una dialettica proprio, no? Da un certo punto di vista questa emersività fa da controcanto a quell'immersività che è l'immersività nell'ambiente virtuale, e che però vediamo che sta anche molto colonizzando, un po' come un diktat si potrebbe dire, no? Ci sono mostre, le Van Gogh Experience, noi abbiamo in mente anche di avviare una riflessione critica intorno a questo diktat dell'immersività, perché finisce per colonizzare in maniera imperialistica artisti che non, geneticamente non sono immersivi, e Klimt deve diventare immersivo, Van Gogh deve diventare immersivo, e viene evidentemente a essere tutto molto problematico questo export di immersività, credo. E l'altra cosa che dicevi, una fotografia su a modo virtuale, una città ideale urbinate a suo modo virtuale. E questo credo che sia molto giusto, perché se noi facciamo la storia del concetto di virtuale, ci rendiamo conto che non è assolutamente qualche cosa che ha a che fare con le nuove tecnologie, nel senso che nasca lì. Se fai la storia te la ritrovi nella filosofia scolastica medievale, la virtualitas contrapposta all'attualità. E un amico che è Roberto Diodato ed è collega di Francesco in Cattolica, insegna estetica in Cattolica, che è stato uno dei primi ad avviare in Italia una riflessione estetologica sulla questione del virtuale, insiste molto su questo aspetto, e cioè che quando io sono dentro in un'opera di realtà virtuale, questa realtà virtuale io la attualizzo tutte le volte in una maniera diversa. Tutta volta che metto il casco, quest'opera avviene, è un evento, no? ha una natura evenemenziale, non riesco mai a rifarla esattamente allo stesso modo, perché magari in un momento ruoto la testa in un modo, gli occhi in un altro, mi sposto in una maniera diversa, e questo paesaggio si trasforma davanti ai miei occhi. E anche lì sarebbe veramente interessante approfondire questa natura evenemenziale dell'opera. È vero che da un certo punto di vista lo si potrebbe dire di tutte le opere. Io, la Divina Commedia è lì, è quel numero di battute, di lettere, una dopo l'altra, che hanno una loro fissità da secoli. È vero che, come ci insegnano i teorici della ricezione, ogni volta che la leggo accade in una maniera diversa, no? Però è anche vero che ha una stabilità sua, come ha una stabilità un quadro di Sironi che abbiamo lì nell'altra stanza, come ha una stabilità questa installazione di Fontana, diverse rispetto a quell'aspetto di avvento di volta in volta, sempre diverso, che attualizza. Per cui si potrebbero chiamare opere di realtà virtuale, ma la fruizione è una loro attualizzazione, forse opere di realtà attuale, attualizzata. Spruzziamo. Tu Betta vuoi dire qualcosa? Luca? Sì, lo tengo un po' distante così. Volevo dire un paio di cose, perché è stata citata Iole De Sanna, che è stata anche mia professoressa in accademia, a cui devo tantissimo, e mi ha stimolato un piccolo intervento. Uno dei suoi più bei libri per me è Forma. Non è materia, è forma. L'ha chiamato forma, non materia, non materiale, l'ha chiamato forma. Cosa vuol dire, secondo me? La luce, come nel caso di Fontana, ha un comportamento, ha un percorso. Quel percorso nel tempo diventa una forma, diventa quello che noi individuiamo come la curvatura del vetro. Lui fissa attraverso una barriera che è quella del vetro il moto degli elettroni in questo fluido. È la forma del comportamento degli elettroni che ci rende visibile l'opera di Fontana. Ha fatto uno scarto incredibile, ha detto la materia non è la forma, è il comportamento nel tempo che crea la forma. Il salto che secondo me ci troviamo a fare oggi è, ed è molto difficile, riconsiderare il concetto di materia. Perché? Perché la materia, per come la concepiamo, per come la fisica la studia, non è quello che intendiamo noi oggi, non lo è mai stato,
Il nostro corpo non è fatto di materia, non è fatto di cose tangibili, non è fatto di cose che possiamo toccare. Quando noi tocchiamo, la polarità dei nostri atomi respinge la materia, noi non la tocchiamo mai. Se la toccassimo sarebbe un problema, in realtà. Quindi la cosa difficile, secondo me, è un po' smettere di parlare di materia, parlare più di forma e capire che cos'è la forma in termini alla relazione. Quindi la forma non esisterebbe se non ci fosse un comportamento, ovvero un'interazione. La luce, se non avesse un flusso di carica, non illuminerebbe niente. Se non avesse la capacità di far saltare appunto elettroni in orbita e di dare un impulso di energia, non produrrebbe neanche i legami chimici che producono quello che noi chiamiamo corpo, no? Quindi i sensi sono un epifenomeno di tutto questo e sono un epifenomeno formale, non materiale, formale, secondo me, a questo punto di vista. Quindi, secondo me, lo sforzo che nel 2020, io ho iniziato a, ormai Rosetta 2020, rimango lì, io sono fisso lì, nel 22, è cercare di sostituire il concetto di materia, neanche il concetto di energia, perché in termini di la fisica ha superato la basilarità dell'energia, ma in termini di informazione, e con informazione non intendo informazione in termini del giornale o della comunicazione, dei messaggini, eccetera, intendo la capacità di un sistema di sviluppare una certa quantità di forme, cioè l'informazione di un sistema è quante forme quel sistema può performare. Ok, quindi se io ho, pensiamo a Duchamp quando lancia la corda e fa il lavoro, no, della... Duchamp sta sperimentando la formalità della possibilità della corda, la funzione d'onda della corda quasi, no? Direbbero i fisici. Che cos'è quindi l'informazione oggi e quali sono le relazioni dell'informazione oggi che costituisce tutto il resto? In questi termini un'esperienza digitale virtuale non è diversa da un'esperienza reale reale, perché il reale reale è fatto di informazione tanto quanto l'esperienza digitale. Il problema è che l'interazione dell'informazione avviene in un modo apparentemente diverso, interagisce con noi, con i nostri sensi, in un certo modo su questo piano, e invece quando andiamo e sfruttiamo quest'altra tecnologia interagiamo in un modo diverso, perché sostanzialmente è un senso interattivo a cui non siamo abituati, è un nuovo modo, e in questo senso parliamo di aumento, perché è diverso, è nuovo, è innovativo e quindi aumenta i gradi di libertà della nostra esperienza. Volevo dire solo un'altra cosa che non c'entra niente e che ha a che vedere con il principio di indeterminazione di Heisenberg, no? Cioè il principio di indeterminazione di Heisenberg dice che ogni volta che interagiamo con un sistema sottraiamo informazione. Vuol dire che non possiamo sapere sia la posizione che la velocità di una cosa perché scegliamo di voler interagire con il sistema estraendo o velocità o posizione. Quando noi ci mettiamo un casco, scegliamo di barattare la nostra interazione con un mondo informatizzato e ci trasportiamo su un mondo informatizzato su un altro piano. Quindi, oggettivamente, non aumenta l'informazione dell'interazione, si sposta, cambia, okay? È dinamica, fluisce. Quindi, e qui chiudo, secondo me bisogna cercare di essere meno difensori della nostra entità di umani come device biologici che sfruttano l'informazione per i propri scopi, che sfruttano l'informazione per migliorare la nostra vita, per essere meglio di altri esseri umani, per fare più soldi, eccetera, o per ottenere più energia, e cercare di imparare da quello che è il comportamento delle particelle, essere più informazione che si sposta tra l'informazione, no? Senza gerarchie, senza dominio, no? E la cosa bella è che l'infrastruttura contemporanea che stiamo creando è un'infrastruttura fatta di nodi, dove ogni nodo registra e documenta l'interazione con gli altri nodi. E questo è straordinario. Se riuscissimo a integrare questo comportamento all'etica sociale, alla consapevolezza di quello che accade a scale subatomiche nel mondo delle particelle, che è abbastanza simile, sarebbe straordinario e probabilmente non faremo la guerra.
Sì, volevo riprendere due cose, una da quanto detto da Giorgio e anche collegandomi a quanto stava dicendo Luca. Partenza ancora fontaniana. Il tema della luce, che sicuramente è un'invenzione nel modo in cui la usa Fontana, un'invenzione nel senso invenzione estetica, cioè un primo modo di usare, un secondo modo, nel senso che qualcuno magari l'aveva già, aveva già fatto qualche esperimento, però lui lo applica in un modo abbastanza preciso, questa idea di usare la luce, anche se ricondursi a Fontana per me vuol dire anche proprio la radice di quello di cui stiamo parlando, lo spazio, no? Cioè, anch'io mi sono un po' misurato sugli ambienti di Fontana come matrice di tante cose che sono scaturite in seguito da parte di artisti che hanno usato lo spazio come, a me veniva da dire, materia, non per contraddire il concetto che stavi esponendo tu, però materia proprio al contrario di come solitamente si pensa allo spazio, lo spazio vuoto che diventa materia, che è in fondo il principio su cui si fonda, su cui si basano tante esperienze che conducono all'oggi, perché quelle di cui stiamo parlando, soprattutto in questa chiave, perché non è l'unica, anzi già è molto diverso il tuo dal suo, degli interventi di cui avete parlato nel rapporto con la realtà virtuale o forme simili. Il concetto di ambiente e di spazio è andato crescendo, è andato assumendo forme diverse e si è esteso automaticamente verso quello che la scienza ha prodotto, cioè un'identità di spazio e tempo, no? Un'identità, un riconoscimento della compresenza di spazio e tempo in un'opera, in un'azione. Pinotti ha detto che è legata all'evento, anche Giorgio sottolineava questo aspetto, che sta solo in relazione a quello. In realtà lo spazio che diventa tempo è frutto di operazioni, o può essere una potenzialità di operazioni tecnologiche. Mi stavo domandando, generalmente quando ci troviamo in una mostra con opere di realtà virtuale o realtà aumentata, facciamo l'esperienza di qualche minuto. È vero che quel tempo è un tempo sospeso, però è raro che qualcosa ci impegni per la durata, per esempio, di un film, delle 1.5-2 ore di un film. Ed è un tipo di esperienza che, non so, sicuramente è stata pensata, sperimentata e provata anche in questo senso. E mi domandavo quanto questo concetto di uno spazio diventato tempo, esteso, può diventare costrizione o liberazione. Perché se costringo uno a stare 12 ore con un casco, cosa ne viene fuori? Ma se do un carcerato un casco in cui sta, se vuole, 8 ore in un'altra dimensione, cosa produco? Sì, questo è un bellissimo tema. Tra l'altro c'è anche un documentario in realtà virtuale che si chiama We Are Free, che tratta proprio di questo tema e fa vedere come ai carcerati a cui viene messo a disposizione un casco c'è questa possibilità di allargamento dello spazio, no? Per cui anche questo dipende evidentemente dalle situazioni di fruizione. Quello che a me può sembrare un momento di claustrofobico, anche obbligata a stare lì, per altri può invece sembrare un momento diverso. E io volevo dire una cosa e poi chiedere se tra il pubblico ci sono degli interventi, tra le persone che hanno voglia di intervenire in questa discussione, dicendo che sia quello che diceva il professor Zanchetti che quello che diceva il professor Tedeschi è molto centrato su alcune riflessioni che stiamo facendo anche noi all'interno del progetto, perché noi abbiamo identificato nella installazione ambientale
in quelle che poi Celent chiamò nel 76 le opere a scala muraria misura Duomo, quindi nell'ambiente proprio un luogo di riferimento per riflettere sulla genealogia di questi ambienti in realtà virtuale. Perché poi lo vedrete quando indosserete un casco, magari c'è qualcuno che non ha mai fatto questa esperienza, ti ritrovi proprio dentro un ambiente, esattamente come gli ambienti di Fontana e gli ambienti di tutti gli artisti che vengono per esempio raccontati in quella bellissima mostra Ambiente Arte che Celent fece in Biennale nel 76. E rileggere quel catalogo oggi con lo sguardo di chi si occupa della realtà virtuale, beh, dà moltissimi stimoli. Quindi penso che ci sia una relazione veramente molto intensa tra diverse materie con cui è possibile costruire un ambiente. E gli artisti in questo senso, e questo è il loro valore fondamentale, riescono a innescare, Mulas direbbe, le verifiche, no? sulla tecnologia. Quindi non solo un uso strumentale, ma un uso critico e riflessivo. Quindi è molto interessante questa cosa. Non so se c'è qualcuno che vuole intervenire nella nostra discussione. Yolanda. Devo spruzzare. Spruzzo senza ritegno. Posso togliere la mascherina? Allora, intanto grazie perché è veramente stato tutto molto interessante. I vostri interventi e, mi hanno molto colpito ovviamente dal punto di vista sia di dove ci troviamo e quindi del mio luogo di lavoro, ma anche dal mio pregresso lavoro, ahimè ora un po' abbandonato, però proprio nell'ambito della conservazione, quello che diceva prima il professor Pinotti sulla stabilità del medium mi fa molto pensare ai primissimi progetti proprio sul restauro e la conservazione di quelli che sono quello che allora erano chiamate genericamente installazioni, che tuttora sono chiamate installazioni anche se con varie categorizzazioni che sono poi arrivate nell'ambito anche proprio catalografico, no? Come ci siamo dette più volte. E uno dei primissimi progetti, anzi i due primi progetti fatti tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni del 2000-2001, erano proprio Unstable Media Archive e Variable Media, quindi tutto questo, l'instabilità e la variabilità del medium che è profondamente diversa da Fontana, sicuramente ci sono ovviamente poi, io penso che l'arte sia arte, quindi a prescindere dal medium che un artista utilizza poi, l'arte è arte, insomma, questo anche gli artisti molto spesso sono refrattari a essere chiamati video artista, artista virtuale, media artist, ma un artista è un artista. Però proprio dal punto di vista privilegiato di cui parlava all'inizio il professor Pinotti, di chi lavora con l'oggetto o con il non oggetto, però con l'opera, che è quello del conservatore, del restauratore, che gioco forza poi si avvicina talmente tanto all'oggetto da perderne quasi la visione d'insieme. Nel caso di tutto quello che è stato definito appunto media immateriale, time-based media, nuovi media, appunto arte digitale, software art-based, tutto questo mondo magmatico che ancora stenta a trovare delle definizioni, soprattutto nel nostro paese, in realtà a me interessa moltissimo questo, sia questo concetto di instabilità, mi interessa molto anche il riportare tutto quello che è l'ambiente e anche la partecipazione dello spettatore a delle coordinate che siano anche narrative. Di questo con Elisabetta abbiamo parlato, chiacchierato varie volte, e anche quello che diceva prima il professor Tedeschi rispetto al fatto che poi la poetica è poetica, quindi a volte sembra che la tecnologia debba per forza diventare preponderante, no? Rispetto a quello che è appunto l'arte, l'oggetto artistico. Nelle installazioni che mi è capitato di documentare moltissimo negli anni passati, molto meno ora, quello che a me è sempre sembrato fondamentale è l'utilizzo della narrazione, quindi della narrazione soggettiva, perché la conservazione come restauro è un atto critico e questo ormai è assodato, è un atto anche molto soggettivo, però è molto diverso restaurare o conservare un dipinto, una scultura, un oggetto che ha una materialità intrinseca, che quindi è anche, come dire, scientificamente quantificabile, provabile, analizzabile, rispetto ad analizzare un ambiente che ha gioco forza, una relazione col soggetto che è completamente diversa e che può essere anche
modificabile nelle successive installazioni piuttosto che nella musealizzazione. E diciamo che secondo me la modalità di conservazione tuttora più efficace per quanto riguarda gli ambienti, sono stati fatti milioni di convegni, di studi, di pubblicazioni rispetto a quali siano le tecniche di documentazione delle installazioni, no? Da Inside Installations, che è stato il primissimo convegno negli anni 2000 rispetto proprio alla documentazione, quindi tecniche di documentazione in 3D, spazialità, CAD, modellizzazioni. Poi alla fine io credo che sempre quello che serva sia la descrizione soggettiva da parte di diversi soggetti che partecipano alla produzione molto spesso dell'opera, quindi l'artista, il curatore, il conservatore, il critico, lo spettatore, i vari spettatori, come se fosse una sorta di come dire, di ricostruzione che uno fa attraverso diverse esperienze, ma che poi messa insieme può rendere l'idea di quello che veramente è un'installazione. Come dire, noi siamo nella sala Fontana, ma oppure siamo in un ambiente o anche in una mostra che molto spesso diventa un medium molto complesso, la possiamo fotografare, la possiamo anche riprendere, possiamo anche registrare i suoni, però nessuno di questi strumenti riesce poi a rendere quello che è poi l'esperienza e la vita, anche perché, come dicevamo, cambia e in questo tipo di media cambia in maniera sconvolgente rispetto a un dipinto, proprio anche perché c'è il proprio tempo e c'è la propria sensibilità e la propria persona. Ecco, quindi questo di tutto quello che avete detto mi è molto interessato, perché l'ho ritrovato in moltissimi dei vostri interventi. Grazie. In questo momento un po' la testa che mi esplode, perché oh, sì, esatto, ci sarebbero molte cose da dire. Vabbè, un po' come artista anche mi viene un po' da sottolineare quello che può essere il ruolo, no, degli artisti nel momento in cui un medium così, insomma, c'è il cambio di paradigma tecnologico è stato decisamente enorme, quindi il ruolo degli artisti di non ostentare la tecnologia, ma piuttosto di scovare qual è la specificità del medium e di sperimentare. Questa è una cosa che, insomma, anche nella New Media Art è spesso accaduta. La tecnologia mostrata quasi non deve essere un virtuosismo, anzi, collegandomi anche a quello che ha detto precedentemente circa il mio uso della VR, per me da sempre è stato quasi un mezzo poetico, quasi metafisico, e paradossalmente un modo per dilatare la nostra consapevolezza appunto di come percepiamo. Forse proprio quando io mi trovo in uno spazio virtuale il mio corpo scompare, paradossalmente mi appare molto più chiaro qual è il mio confine, qual è il mio corpo, e non solo perché non lo vedo né sento la mancanza, ma perché lo devo rieducare e sperimento un nuovo tipo di percezione che probabilmente è così profonda e data per scontato che durante la vita normale non ne siamo attenti. Infatti poi parliamo di VR, la VR ha tantissime declinazioni, non solo di genere ma di attuazione. L'ho detto prima, ci sono le esperienze in cui si cammina coi controller, vedi il tuo corpo, sei un'altra persona, e per quel che mi riguarda anche l'interazione, che è una cosa per me molto nuova, lo dico da un po', cerco un'interazione che sia organica, non sono interessata all'uso dei joystick che mi dice A, B, C, vado avanti, vado indietro. Come posso riportare un'interazione il più possibile reale, organica, in modo tale appunto da far scomparire la tecnologia e permettere a questo mezzo di veramente, come dire, esprimere la potenza poetica, che ha. E circa quello che diceva Luca della materia, secondo me dobbiamo proprio rivedere il senso di realtà. Siamo qui che è realtà aumentata, virtuale, extra realtà, in realtà è realtà. Anche quando sono dentro a un headset l'esperienza è reale. E questo medium è contemporaneo perché è il medium perfetto che incarna la nostra condizione, cioè quella di fare esperienza, cioè il nostro corpo non per forza è nello stesso luogo dove questa esperienza avviene. Così. Vogliono far parlare.
potevo anche tenere. No, infatti sembra che ci siamo messi d'accordo. Io mi ero proprio trascritto una frase dalla conversazione con Luca che è pubblicata sulla rivista, dove dicevi proprio quello che hai detto adesso. Io chiaramente non usavo il termine materia e non lo uso quando parlo di Fontano unicamente in una prospettiva come può essere quella della fisica. Materia è una parola molto bella per parlare d'arte in italiano, io la preferisco sempre a materiale o a quant'altro, perché materia può significare anche subject, non solo matter o material. Io credo che il nodo alla fine a cui siamo arrivati è proprio questo, era anche quello che dicevi proprio tu adesso io l'ho colto in una frase della conversazione fatta con lui, ma mi sembra che condividiate molto questo atteggiamento, cioè se si sposta, quindi io volevo anche un po' provocare prima quando mi ero rivolto ad Andrea, perché se si sposta su un discorso di informazione e di comportamento, la riflessione che voi artisti, ecco, e forse voi teorici state facendo, io e Francesco abbiamo la fortuna di poter stare qua seduti ad aspettare che diventi storia e poi discuterne, e forse questa distinzione tra realtà reale e realtà virtuale, lo dici proprio tu, non c'è. Allora è vero, ogni immagine è virtuale in una prospettiva di mimesis, però esistono delle opere, diciamo, digitali che non partono dalla mimesi di alcunché, ecco, e quindi realtà reale, realtà virtuale, e io direi anche ciò che è rappresentato nei quadri e la parete del museo sono due aspetti della stessa realtà. Se poi uno scende a una scala, no, subatomica, questo è ancora più evidente probabilmente, ma io mi muovo meno a mio agio in quel campo. Le conclusioni, anche perché tu adesso hai fatto la parte dello storico, poi abbiamo le pratiche, abbiamo la teoria, abbiamo chiuso i tre assi del progetto e... Yolanda, ci stai chiudendo dentro, vero? Perché qua stiamo sforando un po' i tempi, forse. Ah, ok, va bene, però insomma. Allora continuiamo fino alle 10:30. No, scherzo. Certo, quindi direi che la nostra conversazione si conclude qua. Grazie davvero a tutti i partecipanti, grazie a tutti voi che siete stati qui. Grazie ancora al Museo del Novecento per l'ospitalità, grazie Yolanda. Leggete Piano B, posso fare pubblicità tranquillamente perché è gratis, per cui non è conflitto. I caschi sono lì. Grazie ancora, buona serata.